Ciao ragazzi, ci siamo! Questa è l'ultima tappa di un viaggio incredibile! Solitamente io vi ringrazio alla fine di una serie, ma questa volta permettetemi di farlo all'inizio, perché è stata una serie incredibile, ce l'ho messa tutta per regalarvi la mia miglior serie. Sicuramente me la ricorderò perché noi siamo quelli di The Last of Us, quelli dei trailer, della natura, quelli dei walkthrough. A proposito, mettetevi la sveglia perché il 16 luglio iniziamo la prossima serie che sarà Ghost of Tsushima. Però, oltre a ringraziarvi, volevo fare questa intro per dirvi che questo è il finale. Non voglio dirvi niente, godetevelo. Però alla fine voglio aggiungervi un piccolo extra. E vi volevo chiedere, volete un video a parte in cui andiamo a parlare e ad analizzare bene il finale? Se lo volete, superiamo i 50.000 mi piace per questo video e lo farò. Godetevi il finale di questa storia meravigliosa. E lì sentite i rumori della battaglia che infuria, lontano da noi però, perché ci stiamo avvicinando a quella che potrebbe essere la nostra vendetta finalmente. Non so voi, ma io in questo momento ho lo stomaco torto. Il prigioniero ha detto che Abby potrebbe essere già morta. No, Cazzo. Non mi fate brutti scherzi, non ho veramente idea alla spiaggia di che cosa ci può aspettare, però Ellie è messa malissimo. Vedete, noi siamo completamente disinteressati a quello che sta succedendo qui a Santa Barbara, le serpi, i prigionieri. Noi abbiamo un obiettivo che ci è sempre sfuggito fino adesso. La cosa più preoccupante, ci pensavo oggi ragazzi, è che Ellie in quei 3 giorni a Seattle ha quasi buttato via tutta la sua vita, tutto quello che aveva costruito. Oh cavolo. Oh cazzo. Porca miseria. Eccoli i pali. Ecco perché ha detto che è morta. No ragazzi, no. Non dopo tutto questo percorso. Abby. Eccola lì, eccola lì. Eccola lì con la coda giù in fondo. Eccola. Guarda. Ah no. No, non è lei. No ragazzi, non me l'aspettavo. Oh. E lei è Abby. Cioè, guardate com'è ridotta. No, io non voglio una vendetta così. Aiutami. Ti prego. Sei tu. Ti aiuto. Ti aiuto. Le barche sono di qua. E la lascio andare così. Così. L'abbiamo liberata. Allora, è vero che Abby ci ha risparmiato per ben 2 volte. Oh, non ce la fa. Ragazzi, siamo tutte e due messe malissimo. Avete visto Abby quanto è cambiata? E questi proprio mesi e mesi di torture l'hanno resa così, irriconoscibile. Però non me l'aspettavo così. La stiamo lasciando andare. Dicevo, Abby per ben 2 volte ci ha risparmiato la vita. Una grazie a Lev. Io sono spaesato, ragazzi. Ellie ha passato tutto questo per arrivare a questo momento e la lascio andare così.
Andiamo avanti, ragazzi. Veramente ho la tensione a mille. Adesso potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa. Sono senza parole, ragazzi, veramente. Se ne va. Forse Ellie ha capito che ha vinto vedendola in quelle condizioni. Cioè, non serve infierire. Non lo so. Passata. Non puoi andartene. Non intendo farlo. No. Non voglio combattere. Devi invece. Lui non c'entra. C'entra per colpa tua. No, Ellie. No, Ellie, dai. Ok. Ragazzi, è arrivato il momento della vendetta. Io però non lo so, non so che pensare. Guardate Abby in che stato è. E noi siamo armati. No, non lo so. Guardatela, non si regge in piedi. Non ce la fa. Che senso ha così, Ellie? Che senso ha? Stanno tutte e due a pezzi. Ma perché? No, no.
No. Ragazzi. No. Non lo so. Non lo so, lo devo fare. Ho sempre immaginato come sarebbe potuto essere questo momento. Ma io ve lo giuro, adesso non... Non lo so se me la sento. Ragazzi, ho i brividi perché me l'hanno fatta di nuovo. Però vediamo un po' come ce la spiegano. Ah, alla fine ha perso due dita. No, uno solo. E siamo tornati alla fattoria. Ho i brividi perché sono contento. Perché questa Ellie non si meritava di diventare un mostro. O meglio, lo è diventato. Però si è riuscita a fermare un attimo prima di completare questa trasformazione. Dopo la morte di Joel, ragazzi, l'abbiamo vista preda di quelle visioni, preda della vendetta. L'ultimo foglio del diario è un Joel sereno con la chitarra. E infatti, appena visto quell'immagine, ha lasciato il colpo. Restare sarebbe stato meglio? Ingoiare i rimpianti, la vergogna, rinunciare a quel che rimane di me? Ne avrei avuto diritto? Mi appartiene ancora? Vedete, ragazzi, vedete. Io non so quanto tempo è passato, ma immagino un po', perché è tornata a casa, sapete, dalla California qui, è un bel viaggio. Credo che in tutto questo viaggio sono due cose che mi colpiscono. La prima è che c'è un dubbio. Poi qui, credo che sia la solita poesia di Ellie. È il dubbio se ha fatto bene a rincorrere questa vendetta che non ha preso. E questa è la cosa, ragazzi, che mi fa impazzire. Immagino che nei commenti ci dividerà, perché io ho sempre pensato che Ellie sarebbe riuscita a prendersi questa vendetta, che poi è il motore di tutto il gioco, no? Se ci pensate, la vendetta di Abby ha portato alla vendetta di Ellie, che ha scatenato praticamente l'inferno sugli amici, su tutte le persone vicine, da una parte e dall'altra, perché quelli che hanno pagato le famose conseguenze di questo vortice di vendetta poi sono sempre le persone vicine a questi due protagonisti, no? E se ci pensate, la vendetta di Ellie ha poi portato a una controreazione di Abby, no? Ha visto Mel e Owen soprattutto uccisi da lei, e quindi lei è andata a teatro, ha fatto fuori Jesse, stava facendo fuori tutti. Quindi vedete, ragazzi, è un vortice di vendetta che a quanto pare si è spezzato. Io ho sempre immaginato che l'avrebbe uccisa e sarebbe tornata a casa.
Ecco, lo sapevo. Lo sapevo. La casa è vuota. Ecco, ragazzi, le famose conseguenze di cui abbiamo sempre parlato in questa serie. Vedete, in questa stanza c'è stata l'ultima scena tra Dina ed Ellie. E forse io l'ho sottolineata fin troppo poco in queste ultime puntate, perché Dina gli ha detto chiaramente: questa volta non ce la faccio, facendoci capire che è passata sopra tante cose, ma non su questa, perché Abby nella testa di Ellie sarebbe stata più importante della famiglia. E Ellie gli ha risposto: la scelta sta a te. E eccola la scelta, ragazzi, eccole le conseguenze. Io però, ragazzi, non ce la faccio a vedere Ellie così. Ecco, le nostre cose sono tutte qui. È un personaggio che ha perso veramente tutto. Ha perso tutto. Ah, non riesce a suonare. Certo, gli mancano due dita, ragazzi. Non riesce a suonare la canzone di Joel. Oh, brividi. Oh, ha perso tutto. No, ragazzi. La scena che abbiamo visto è la scena che abbiamo visto mentre stava contro Abby. Fermi. Cosa bevi? Caffè. Dove l'hai preso? Da quei tizi della settimana scorsa. Ah. Non ho il coraggio di dirti con cosa l'ho scambiato, ma non è male. Potevo gestirlo io, Seth. Sì, lo so. E smettila di tormentare Jesse per le mie pattuglie. Ok. Dina. È la tua fidanzata? No. No, lei è stato solo un bacio. Non significa niente. Non so perché l'ha fatto. Però ti piace. Sono una stupida. Senti, io non lo so che intenzioni abbia quella ragazza, ma so che sarebbe fortunata ad avere te.
sei proprio uno stronzo. Non sto cercando. Sarei dovuta morire in quell'ospedale. La mia vita avrebbe avuto un cazzo di senso. Però tu me l'hai impedito. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso. Non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Ci spero. Si vede in giro. Certo. Che giocone. Che giocone, ragazzi, che giocone. Proprio lacrime virili qua, eh. Qua tanta roba, ho capito tutto. Ho capito tutto adesso. Che gioco. Mamma, oh mamma mia ragazzi, lo devo dire per l'ennesima volta, non ci avevo capito niente, forse mi devo un attimo prendere un momento perché sono scioccato, non me l'aspettavo così, questa non era una storia di vendetta, era una storia sul perdono, no vabbè ragazzi, io magari torno tra un po'. Datemi un attimo. Lo so come ti senti. Io dopo questo finale, ve lo dico, sono stato 2 giorni in depressione totale. Non riuscivo a accettare che fosse finito. Ragazzi, ma ci pensavo continuamente. Voglio mostrarvi comunque quali sono state le mie reazioni a caldo. Come siete voi adesso, appena finito. Adesso che sono però nella fase dell'accettazione, vi dico che ho cambiato un po' il mio pensiero. Ho elaborato quello che ho visto, ho capito tante cose. Quindi, per quello all'inizio vi ho chiesto, secondo me ci sta a fare un video a parte in cui ne andiamo a parlare bene di questo finale. Ma queste erano le mie reazioni a caldo. Quindi prendetele per quello che sono, ma sono curiosissimo di sapere la vostra. Quindi vi lascio al Mike del passato. Ciao ragazzi, sono il Mike del futuro, anche se voi non mi vedete, ma...
Mi sono dovuto prendere qualche minuto per capire un attimo che cosa ho visto. Non me l'aspettavo assolutamente. Forse vi voglio dare un appuntamento per un video a parte dove parliamo un attimo del finale. Voi scrivetemi le vostre interpretazioni, perché credo che divida molto questo finale. Io credo di aver capito, perché l'ultimo flashback, ragazzi, è applausi. Me lo devo rivedere, però voglio fare questo a caldo. Magari faremo un'analisi in un altro video, però voglio farlo a caldo. Voglio che rimanga questa sensazione che ho. Ho capito, applausi per il flashback. Quel flashback mi fa capire tutto e mi fa rivalutare tutto quello che ho vissuto. Cioè, Ellie era furiosa perché gli hanno tolto l'opportunità di perdonarlo. Cioè, sta cosa, ragazzi, è da brividi. Io adesso ho i brividi in questo momento. D'altra parte, però, non me l'aspettavo così. C'è una parte di me che voleva, non lo so, un finale dritto. Vai, uccidi Abby, ti prendi la tua vendetta, poi torni a casa da Dina e vissero tutti felici e contenti, tra virgolette. Ragazzi, la cosa che mi fa più strano è vedere questa Ellie è completamente svuotata. Riguardatevelo un attimo, riguardatevi l'ultima scena prima di posare la chitarra. È completamente vuota, ha perso tutto, ha perso anche l'ultimo dono di Joel, che è quello di suonare la chitarra, l'ha perso. Ragazzi, questa non è la Ellie che ho amato. Se faccio un parallelo con il finale del primo The Last of Us, che era secondo me perfetto, e non... ho sempre detto, finisce così, va bene, non c'è bisogno di un altro. Io adesso pretendo un The Last of Us 3, ne voglio un altro. Però non so se lo vorrei con questa Ellie. Anche se l'ultima scena mi fa pensare che lei abbia posato la chitarra, si sia lasciato dietro tutto. In quel momento in cui stava affogando Abby, il pensiero felice di questa volta, per la prima volta felice di Joel, tanto che l'ha disegnato anche sereno con la chitarra in mano sul diario, magari gli ha fatto spezzare questo vortice, quel malessere che aveva in testa, non lo so. Mi ha dato la sensazione di, ok, lascio tutto dietro e vado avanti. Qui vi avrò messo anche la schermata finale. Vedete che cambia tutto. Siamo passati dalla barca sul molo col mare in tempesta e qua c'è la luce. Che abbia trovato la sua serenità, penso di averlo capito, però permettetemi, ho una piccola vocina nella testa, non me lo fa accettare del tutto. E non è solo vendetta sì o vendetta no, e non vi nego che una parte di me voleva la vendetta, poi ce l'hanno spiegata con il flashback, la consapevolezza che da adesso in poi non si torna indietro. Cioè, se anche ci sarà un seguito, Joel è morto, ma soprattutto Ellie adesso è questa, non si torna indietro. Non lo so, ragazzi, se riesco a accettarlo, con tutto che so che è una nuova persona che ha spezzato questo vortice d'odio, però non lo so. In ogni caso, applausi a Naughty Dog che ha mischiato le carte. Ecco perché non ci mostravano che cosa era successo quella sera, la sera del ballo. Avrebbe senso rigiocarsi tutta la storia con la consapevolezza di che cosa è successo quella sera. Tutto quello che ha fatto Ellie lo dovremmo vedere con un'altra chiave. Un piccolo pensiero finale anche su Abby. L'ho odiata all'inizio, sicuramente non l'ho amata alla fine. È stato strano nel combattimento finale perché io non volevo ucciderla, anche se una parte di me voleva la vendetta. Però sono curioso di leggere le vostre sensazioni. Fatemi sapere che ne pensate di questo finale. Vi è piaciuto o no? Vi ringrazio per questa serie, è stata assurda. Record su record, veramente è stato incredibile. Vi do appuntamento al 16 luglio con Ghost of Tsushima. Spero di avervi regalato la mia miglior serie. Io ce l'ho messa veramente tutta. È una delle serie per cui vado più orgoglioso, ve lo posso dire già da subito. Qua, ragazzi, ci ho messo tutta la mia passione per uno dei miei giochi preferiti. Non so se questo supera il primo, ma è un capolavoro assoluto che vi consiglio. Giocateci, ragazzi, recuperatelo se avete l'opportunità. È stato un viaggio incredibile, vi ringrazio per averlo seguito in mia compagnia. Vi do appuntamento forse a un video sul finale dedicato. Grazie a tutti, ragazzi, è stato un viaggio bellissimo. Un saluto a tutti da Max Sciosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!